A sorpresa, dopo aver salutato le migliaia di fedeli in piazza, il Papa ha annunciato con grande gioia un concistoro il prossimo 28 giugno per la nomina di 5 nuovi cardinali. Francesco ha rimarcato come la loro provenienza da diverse parti del mondo sia espressione della cattolicità della Chiesa diffusa su tutta la terra, così come l'assegnazione di un titolo, di una diaconia, sigilli l'appartenenza dei porporati alla diocesi di Roma. Il giorno seguente, 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Papa Francesco concelebrerà la Santa Messa con i nuovi cardinali, con il collegio cardinalizio, con i nuovi vescovi, i metropoliti ed alcuni presbiteri. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako, nel Mali. Monsignor Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona, Spagna. Monsignor Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma, Svezia. Monsignor Luis Marie Ling Mancanecoum, vescovo titolare di Acque Nuove di Proconsolare, vicario apostolico di Pakse nel Laos. Monsignor Gregorio Rosa Chavez, vescovo titolare di Moli, ausiliare dell'archidiocesi di San Salvador El Salvador. Affidiamo i nuovi cardinali alla protezione dei santi Pietro e Paolo, affinché con l'intercessione del Principe degli Apostoli siano autentici servitori della comunione ecclesiale e con quella dell'Apostolo delle genti siano annunciatori gioiosi del Vangelo nel mondo intero e con la loro testimonianza e il loro consiglio mi sostengano più intensamente nel mio servizio di Vescovo di Roma, Pastore universale della Chiesa.